ieri, prima di cominciare, è successo questo. Sto aprendo il pacco del One to Watch garantito, ragazzi. Faccio vedere a tutti questo momento incredibile. Si apre, si copre, si manda al club, no? Juventus prima del drop. Locatelli? Attenzione! Kek Locatelli, che prenderà un if durante l'anno 1. Che prenderà un if durante l'anno 1. Perché se ci facevano il funerale ancora prima di cominciare, ricordatevi sempre che farà freddo, ma per scaldarmi. Se Saltelli segna Locatelli, se Saltelli segna Locatelli. 4.000 mi piace per queste pagelle, vittoriose. 4.000 mi piace perché ogni 4 vittorie ci sono 1.000 mi piace. Poi 5 vittorie di fila con la Roma, 5.000 mi piace. 7 di fila con l'Inter, 7.000 mi piace e così via. Ma siccome dopo la sosta abbiamo partite difficili, i like sarà bene da mettere adesso perché poi più avanti mai più. Qui sotto nei commenti, prima di cominciare con le mie pagelle, lasciate anche le vostre, perché voglio vedere i vostri voti. Nei commenti non fate i timidi, se c'è qualcosa che non va fatemelo capire e soprattutto seguitemi su Instagram per partecipare alla serie delle pagelle, perché inserisco i vostri commenti a ogni video, ogni episodio delle pagelle, e seguitemi nella piattaforma Viola, dove sono sempre in live a guardare le partite della Juventus e ad aprire su FIFA 22. Questa settimana c'è la sosta, ma proprio perché c'è la sosta, allora, prima di cominciare, diciamolo, le maglie, la maglia della nazionale, Italia, Nations League, siamo in campo mercoledì contro la Spagna, semifinali di Nations League, con il numero 17, Ciro Immobile guiderà il nostro attacco? Lo penso proprio, io ogni volta che compro la maglia di qualcuno gli porto sfiga. A proposito di portare sfiga, Chelsea, magari allo Stamford Bridge ci affronteremo, ci farete il culo, ci sta. Però a Torino, meno male che quest'uomo qua con la 7 stava in tribuna ad aspettare il suo momento. Ajax, questa maglia non la trovate da nessuna parte, perché l'hanno bandita, non si può, roba troppo estremista, perché ricordo Bob Marley, non volevano rifare questa cosa qua. Gravenberg, il grave con la 8. Tutto questo, ragazzi, le maglie, le tutte le felpe, le maglie edizioni elettroniche trovate nel primo link in descrizione, sito 11calcio.it, con il codice sconto AIRE avete il 15% di sconto. Mi raccomando, entro il 5 ottobre c'è questa offerta, in base a quanti prodotti acquistate ci sono delle maglie omaggio, se superate i 49 euro avete una maglia omaggio, gli 89 due maglie omaggio, gli 149 tre maglie omaggio, sopra i 79 euro la spedizione è gratuita. Per ogni tipo di problema, attesa dei prodotti c'è il gruppo Telegram per chiedere ogni dubbio. Pagelle, 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 basta, basta intro, basta discorsi, basta chiacchiere. Juve nel primo tempo avrà faticato, sarà stata una vittoria di misura, potevamo fare di meglio contro un Torino che, per l'amor del cielo, Zaza, Pilotti, Piazza, come a noi, perché di fatto anche questa l'abbiamo vinta senza attaccante. Wojciech Szczęsny, Wojciech Szczęsny, Wojciech Szczęsny, sei più, perché di parate ne fa una su Mandragora, su quel tiro da fuori, nelle uscite sempre più sicuro, sempre più convinto, non gli si può chiedere di meglio che un clean sheet. Magari dovessi commentare Szczęsny in tre parole, in tre secondi, clean sheet, via, 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 diamogli 10, no? 6 più, anche se con il clean sheet ci si emoziona sempre, ragazzi. Ci sono 7 mesi. Mamma mia, è passata un'era. Che si possono fare in 7 mesi? Danilo, primo difensore centrale della difesa che non ha subito gol. Dal suo lato non c'era Singo come per Alessandro, poveraccio, nel primo tempo l'ha sentito. C'era Olaina, che il suo l'ha fatto. Però tecnicamente Danilo nel secondo tempo, come tutta la squadra, è venuto su bene. Nel primo tempo, devo dire la verità, era uno dei pochi che si sarebbe salvato lo stesso. Magari in qualche uscita non riusciva a indirizzare bene il pallone, mi ricordo qualche passaggio sballato. Mi limiterei a dargli il 6+, perché per quello che tutti gli altri hanno fatto, se do 6,5 a Danilo va a finire che do 20 a Locatelli. 6+ per Danilo. Difensori centrali! Difensori centrali! Voglio una musica rock, voglio le chitarre elettroniche che suonano e spaccano gli impianti. Chiellini e De Ligt. Da chi parto? Come si fa a dare a uno di più e a uno di meno? Andiamo da De Ligt. 7, perché nel clean sheet questa coppia
Scende in campo per la prima volta quest'anno e ora diranno ma non è un casuale, non giocava Bonucci, non si è preso gol. No, questo andrebbe a infamare quello che ha fatto di buono Bonucci a bordo campo, lì a tranquillizzare Allegri, anche se c'era poco da tranquillizzare in quel momento, faceva bene Allegri a incazzarsi. Fatto sta che De Ligt, l'unico fallo che commette glielo fischiano, ma non era mai fallo, avete visto ieri nella live reaction, chi non l'avesse visto andatela a vedere, insomma mi sono incazzato, ma perfetta la prestazione. Chiellini invece, che devo dire di Chiellini? Un ragazzino con 5 stelle skill, perché tanto McKennie lì in mezzo, praticamente se diventa inutile potremo schierare Bonucci e De Ligt e trequartista Chiellini, perché ieri tra colpi di tacco, sombreri, pallonetti, leader in mezzo al campo, anche con quella voglia di dare quel 110%, se il 100% non basta, sempre incredibile, incredibile in tutti i sensi. Immerso in questa volontà che la Juve gli ha dato di vivere questi ultimi 2 anni con la nostra maglia bianconera. Il riconoscimento per una prestazione eroica, dal primo all'ultimo. Ma di prestazioni eroiche ne vogliamo parlare? Ne vogliamo parlare? Alexandro. Sir Alex, lo chiameremo. Ferguson? No, Sir Alexandro. Nuovo soprannome, altro che Geleira. Geleira non basta più per gli amanti della piattaforma viola. Sir Alex sulla fascia nel primo tempo deve fermare Singo, ma nel secondo tempo se ne frega di tutto, prende e va avanti, si butta negli spazi, perché se c'è un Bertuccio in mezzo a due lui ci si butta, va avanti. La Juventus crea anche grazie alle sue sgaloppate, dove decide dal nulla da sinistra di venire in mezzo al campo, di accentrarsi, di spingere, vedendo che Singo quando rallentava lasciava campo e allora si buttava in avanti in proiezione offensiva, perso da radar del Torino al momento del colpo di testa, il miracolo di Milinkovic-Savic. Lì il colpo di testa è centrale, ma non posso mettere un meno per questo. Voto da Alessandro, 7, davvero contenti di questo ragazzo. Ovviamente prima o poi dovrà rifiutare anche lui, lo abbiamo visto con lo Spezia, primo tempo De Sciglio, secondo tempo è dovuto entrare subito lui per far riportare la Juventus alla vittoria. Proprio da quel cambio siamo ritornati, guarda caso, a vincerle tutte le ultime 4. Centrocampo, mamma mia. Centrocampo è fatto di campioni, alcuni bravi e alcuni coglioni, ma ricorda sempre questa cosa, che se saltelli segna Locatelli. 8 perché non è solo il gol, è anche il modo in cui tocca la palla e si gestisce in mezzo al campo la palla con lui, quando arriva l'appoggio su Locatelli, sempre bravo a indirizzarla e a dare a profondità, sempre la giocata giusta al momento giusto. Sembrava che questo derby lui lo giocasse da tanti anni, mi ha ricordato quasi un tiro, una giocata alla Marchisio questo suo gol, perché quel tiro su inserimento dove decide di approfittare di quel momento dove il Torino si stava lentamente abbassando per entrare e sfondare, graffiare Locatelli. Questo ragazzo gli affiderebbe la sorella, ma fa anche bene, sarebbe in buone mani, anziché una dog sitter, una babysitter, diamogli una loca sitter. 8. Rabiot, qui veramente, scusate, ma mi trovo in difficoltà a dare il voto. Anzi, il voto io gliel'ho dato, lo do alla fine, perché è bene che ci faccia il discorso su. Rabiot è quel giocatore, a parte che ti lascia l'amore in bocca, quel giocatore che magari prestato nel primo tempo se ne porta a spasso 4 del Toro, infila d'esterno e riparte la Juve e andiamo a fare la prima azione. Rabiot è quel giocatore che scende sulla fascia, arriva fino in fondo all'area, la cross in mezzo e magari quel passaggio è impreciso, ma comunque arriva con facilità disarmante quando parte in velocità in progressione e non lo fermi quasi mai. Rabiot quando parte in allungo è infermabile. Il problema è che quando fa queste cose serve il cioccolatino, serve la cattiveria. A volte sembra che abbia paura di dire ho fatto questa cosa, ho delle gambe che corrono. Guarda, mentre Trotterella si guarda intorno e vede che supera tutto, poi non tira in porta, perché nel calcio questo mi porta a dire che Locatelli è da 8, perché concretizza il lavoro che ha fatto. Fa 2 tiri Locatelli, uno lo manda un pochino anche troppo alto e l'altro invece prende il palo, lo manda Milinkovic sul palo, ma è il tiro che deve fare. Rabiot ha fatto grandissime cose, ma poi mancava lì in fase di realizzazione, perché tu ti trovi davanti alla porta, la palla lì per Chiesa non serve, devi tirare in porta. Voto, vorrei dare 6 e mezzo, veramente, vorrei dare 6 e mezzo, però do 6 più, ma certo se, a Rabiot sono indeciso se dargli 6 più o 6 e mezzo, a McKennie va categoricamente il 4 e mezzo. Allora, maledetto me e il giorno in cui ho potuto prendere questa maglia, maledetto me,
10 gol, 10, ne farai 10 col Cesena. No, saranno 10 le bestemmie al secondo. Perché ieri, non solo, quando al primo tempo arrivi a tirare in modo sbilenco, che la palla non era manco indirizzata per te, e in modo goffo la mandi alta, ma anche le scelte da fare in mezzo al campo. Quando sul finale arriva quella palla e decide di crossare dentro l'area di rigore, a 10 metri dalla porta vuole fare un cross per ritornare indietro a momenti, quando in mezzo non c'era nessuno che poteva arrivare mai su quel pallone. Cioè, arrivi, ma segna! Ma lo vedi che Allegri nel secondo tempo ti ha messo quasi punta? Perché diceva tanto, allora in mezzo al campo, bene o male, ha corricchiato, per fare qualche intercetto. Se Allegri poi ha tolto Kenneth, ha messo più avanti, è perché evidentemente lì addietro ha detto basta, c'ho già il mio muro e quindi ti posso mettere davanti. Appunto! Appunto! Anche Chiesa a certi momenti faceva sponda, McKennie, ah, ma la devo prendere io? No, guarda, mandaci qualcun altro. Ripeto, voto 4 e mezzo, non ci aspettiamo di più. Il gruppo c'è! Tu manchi a questa rota, tu manchi, manchi, dove sei? Perché ti ho preso in due fantacalcio su due, soprattutto video domani su questo. A proposito, Bernardeschi, Alberna. Il Berna ha bisogno di calci in culo per andare avanti, ha bisogno di calci in culo, di svegliatine, perché l'impegno lo mette, l'applicazione c'è, ragazzi, ma si vede che il Berna vuole dare l'anima e vuole dimostrare tutto per la causa, sente che Allegri gli dà la fiducia, quel calcetto lì è anche un modo per motivarlo, per dire cazzo, lo vedi che ho tolto Ken e non te per tenerti e ti ho dato fiducia e me l'hai anche abbastanza ripagata, bene o male. Muovendosi da una parte all'altra del campo, prima destra, poi sinistra, anche se in modo a volte precipitoso, il suo l'ha fatto, con possibilità di margini di miglioramento. Alle volte ci sono dei passaggi, delle sponde che non arrivano, ma siamo sempre lì. Bernardeschi lo sa, e quando vuole lo sa cosa può fare il signore. Chiesa, anche qui, prestazione che oggi sembrava essere in ombra, ma quando c'è qualcosa che la Juventus non riesce a fare, con la Samp ti procura il calcio di rigore, ti sbaglierà quei tiri, ma con il Torino fa quell'assist, con la palla precisa messa sulla corsa di Locatelli, legge l'inserimento, lo prega, gli passa il pallone, una palla bella, giusta, data al momento giusto, si mette a fare l'attaccante, ha poca possibilità di puntare l'uomo avversario perché poco servito in profondità dai compagni, qualche volta, ma senza grandi risultati, sbaglia delle sponde, chiede scusa, lei lo capisce, guarda, stai facendo anche troppo bene, per quanto la Juventus in questo momento abbia bisogno di avere una prima punta e me l'hai fatta tu in queste due giornate, e ci siamo adeguati a un piano B, che vediamo se sarà addirittura un piano A in certi momenti per vincere le partite. Fatto sta che è quando serve fare qualcosa, Chiesa mette anche sempre l'assist per voi avanti del fantacalcio, 6 e mezzo a proposito, visto che il voto è quello. Ken, non ti distruggo ragazzo, perché ti do 5 e mezzo, cazzo, sfidare Bremer in fisicità e batterlo due volte non è da tutti, perché Bremer è uno dei migliori difensori centrali di Serie A, no cap, non voglio sentire storie, Bremer fisicamente è un signor difensore che per me giocherebbe titolare pure nell'Inter, se l'Inter fa un mini ricambio. Sarà una cazzata, vedremo con il tempo, il Torino è la terza miglior difesa del campionato, dietro a Napoli e insomma un Milan, poi alla pari con l'Atalanta, perché l'Atalanta stasera un gol lo prenderà per forza. Detto questo, si doveva muovere di più, Allegri ha detto che voleva un attaccante che facesse anche il regista, doveva dare meno punti di riferimento ai difensori del Torino che sono bravi difensivamente parlando, quelli di Juric, ma con il Torino bisogna dare qualcosina di più sotto questo punto di vista. E Ken, c'è da dire la verità, come dice questo ragazzo, è fatto un po' come quando c'erano le verifiche di matematica. A parte quelle due occasioni dove ha calciato fuori e poteva passare la Chiesa, e l'altra in cui comunque ha messo quel pallone in mezzo sullo scatto con Bremer, poi il pallone lo voleva tra i piedi, in realtà col Torino il pallone tra i piedi non lo puoi volere, perché il Torino corre, si muove, tu dovevi svariare, dovevi prendere a prenderti i palloni in altri modi, ma questo è giustificabile semplicemente con una parola: Ken non è quel tipo di attaccante, quello è Morata. Gli si è chiesto a Ken di fare un gioco che dovrà imparare con il tempo a fare, è ancora un giovane ragazzo che fa gol, ma queste cose qua deve impararle con il tempo, che se la partita non è poi così facile e la difesa la puoi scardinare, prima o poi il gol lo trovi se fai correre i tuoi avversari, se stai fermo e vuoi la palla lì, niente. 5 e mezzo. Dalla panchina, molto velocemente, perché davvero mi ha cambiato la partita,
Quadrado e Kulusevski. Parliamo prima di Quadrado, entra in campo per primo, subito, lo volevamo tutti, dall'inizio o a partita in corso, mette quel cross per Alexandro, crea il pericolo, tira quel sinistro che soltanto Milinkovic con quella palata plastica poteva parare e trattenere, vabbè lasciamo perdere, ma comunque sia, cambia l'ordine della partita, fa salire la Juventus, poi ottiene quando il pallone, i difensori arretrano, la Juventus comincia ad attaccare, e Quadrado è un pericolo, palla al piede. In un'azione ha cercato di simulare per volere un calcio di rigore, questo lo segno perché sono onesto, però il 6,5 gli si dà, il 6,5 gli si dà, come a Kulusevski, bene in mezzo al campo, bene, non da esterno, bene in mezzo a smistare pallone, bene quando la palla, Caio Jorge che non menzionerò perché comunque sia, certo 5 minuti non possono farmi determinare un 6, un senza voto, un cazzo e mazzo, ma fatto sta che Kulusevski sicuramente meglio in mezzo al campo che da esterno, dove si vede che non ha la forza fisica per poter risalire il campo e accentrarsi e fare quello che possa pensare Allegri nella sua testa, anche se ha già ripetuto più volte che lui nelle figurine Kulusevski lo vede come il vice di Bala, come quel giocatore lì, allora ma devi far giocare lì perché Kulusevski può giocare bene in quella zona di campo. Max, per favore, questo ragazzo ha del potenziale. Allegri, a proposito, vabbè, qui onestamente c'è poco da dire, il 7 è ancora riconfermato perché stupisce tutti noi, la scelta di togliere Ken con una sola punta a disposizione al 45esimo dà una scossa alla partita, i cambi danno la scossa alla partita, ancora una volta decisivi, ancora una volta vincenti, Juventus che supera momentaneamente Empoli, si stacca dal Bologna e il Torino, e la classifica descrive la nostra situazione, una Juventus che su 7 partite ne ha vinte 3, ne ha floppate 4, soprattutto 2 Empoli-Udinese, con il Milan e il Napoli ci sta anche non vincerle entrambe o avere un pareggio da una parte col Milan, anche se hai buttato gli ultimi 10 minuti, e con il Napoli la condizione era quella che era, i giocatori erano quelli che erano, gli errori ci sono stati. Sarà in salita per noi, che oggi possano vincere Napoli, Inter, Milan, Roma, Lazio, a noi non ne deve interessare, la nostra classifica è giusta per quella che è, eravamo 18esimi, adesso siamo 8esimi, che le altre distano 10 punti, 7, 8, quella 6, il Milan vince, non ci deve interessare, perché le prossime partite sono tutte degli scontri diretti, e se con il Napoli e il Milan hai floppato, questa Juve può fare 5 su 5? Difficile, perché dopo la sosta voglio vedere come arriva la squadra, perché non voglio dire niente, ma non c'è ancora questa roba degli infortuni che incombe su Torino, non è per gufare, è un dato obiettivo, mancano solo Dybala e Morata, ma vedete che alla fine se il gruppo c'è al completo, poi gli interpreti bene o male vengano fuori, speriamo bene, io non voglio dire niente, ma c'è una sosta dei nazionali, Ken va in nazionale perché non c'è Immobile, ci sono tutti, alla continassa rimane Caio Jorge, cosa fa? Lo allena nella macchina dello spirito e del tempo. Per adesso, fino alla fine, perché ieri è stato così, da squadra, il collettivo, 9 giocatori diversi che vanno in gol nella Juve, e deve essere così a fine anno, tutti equilibrati, bello così, perché la Juventus, fino a prova contraria, è sempre stata questo tipo di squadra, dove tutti fanno il collettivo, bella.